avversario storicamente ostico, lanciatissimo verso il quarto posto, distante appena 2 punti e che arriva dal successo contro la Turris e più in generale da 4 vittorie nelle ultime 5 giornate. Appassionati di calcio, buona domenica, un saluto da Matteo Piritano, Eleven Sports Live dallo stadio Nicola Giavolo per il match valevole per la 28ª giornata del campionato, quello tra Catanzaro e Monza, caduta in questo avvio di match. Sunas controlla il pallone su Bizzotto, poi col terzo occhio vede il movimento di Ghion che prova a mandare subito nello spazio Iemmello, liscio di Drudi, Iemmello, il tocco sotto, Iemmello! Catanzaro in vantaggio, si sblocca subito il match, 30 secondi, il gol dell'illustrissimo Pietro Iemmello, 1-0. Legge il pallone aggredito, regola del vantaggio, lascia giocare l'arbitro Manzari, classica giocata del 28, palla allargata su Giannotti, 2 passi dentro l'area del 24, palla che gira ma non trova la porta, minuti a Picerno, oggi a disposizione del staff tecnico giallorosso, perde palla Van de Putte, gliela porta via Viterriti, c'è spazio per Manzari che va a giro, conclusione bellissima, parata solo per un attimo, Situm la tiene ancora lì, Sunas, poi lo scarico su Iemmello che non se la sente di calciare di prima, poi tenta lo scavetto per Biasci, palla che arriva dentro del 28, conclusione, Vettorelli distinto, salva tutto, De Putte sradica il pallone e va subito in verticale a cercare Iemmello che parte in posizione regolare, arriva prima di Drudi sul pallone, segue l'azione Sunas, Van de Putte già all'interno dell'area di rigore, palla per il belga, colpo di testa deviatone, 2-0 del Catanzaro, mezz'ora del primo tempo, Iemmello per Van de Putte, bellissimo nell'anticipo su Mulè, poi viene anticipato anche Biasci che non aveva visto alle sue spalle Viterriti, Fella, Starita, l'apertura dalla parte opposta per Giannotti, 2 passi dentro l'area, Giannotti! In questo istante non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, allora Catanzaro in campo con Fulignati, Martinelli, Fazio, Scognamillo, poi Verna e Ghion. Intanto seguiamo questa azione con Biasci, 2 passi dentro l'area, palla all'angolino, ci ha messo di meno di Iemmello per fare gol ad inizio, in questo caso secondo tempo, 15 secondi, Tommaso Biasci con la maglia numero 77, allora Van de Putte, Biasci a spazio, Biasci, occhio a Biasci, lo scarico su Iemmello che va alla conclusione, Vettorelle si allunga e dice no, non è finita ancora, Biasci, palla fuori. Bravo Vettorelle, questa volta su Van de Putte, all'ora di gioco, palla per Ghion in verticale per Biasci, palla lasciata lì per Van de Putte. La palla è entrata, sì scusate ma è stata veramente una sensazione particolare, ha calciato talmente forte che la palla è entrata e uscita dalla porta, sembrava potesse anche aver preso il palo esterno, non è così. Anzi, vedremo tra poco quali saranno i primi cambi, intanto il 10 per vie centrali, prova l'imbucata per Starita, il controllo, la conclusione! Palla in angolo determinante, il tocco di Fulignati l'aveva giocata benissimo, in questo caso il Monopoli, solo Rolando che osserva la situazione, osserva soprattutto il movimento di Santaniello, palla perfetta, scavalcato Fazio, Santaniello, palo, incredibile, sembrava fatta, sembrava essere arrivato. L'anno scorso il Bari ha vinto il campionato con 75 punti, questo fa capire il cammino straordinario dei giallorossi quest'anno, occhio a questa azione, Curcio, il tocco per Iemmello, è tutto buono, arriva il 5-0, l'ha tolto praticamente a Curcio il gol, adesso Brignola, Iemmello, tutto nello stretto con il Monopoli che osserva le giocate del Catanzaro, le giocate di Enrico Brignola, super gol, 6-0, punteggio tennistico, ma che giocatori, che qualità, che gol del 17, Enrico Brignola, 6-0 per il Catanzaro. Poi Bussaglia, Santaniello, riesce a chiudersi la giocata tra i due, a campo Bussaglia davanti da sfruttare, vediamo cosa accade, Bussaglia va per vie centrali, vuole far tutto da solo, calcia con i piedi Fulignati, c'è stata evidentemente una leggerissima rio, può bastare così la buffata giallorossa nella 28ª giornata del campionato, finisce 6-0 Catanzaro Monopoli, 74 gol realizzati in questo campionato dal Catanzaro per 73 punti in classifica.